Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli, sorelle, oggi la Chiesa è in festa perché fa memoria di questo grande santo, evangelista Luca, evangelista e autore degli Atti degli Apostoli. È chiamato lo scrittore della mansuetudine del Cristo. Paolo lo chiama caro medico, compagno dei suoi viaggi missionari, confortatore della sua prigionia. Il suo Vangelo, che pone in luce l'universalità della salvezza e la predilezione di Cristo per i poveri, offre testimonianze originali, come ad esempio il Vangelo proprio dell'infanzia di Gesù, le parabole della misericordia e annotazioni che ne riflettono la sensibilità verso i malati e i sofferenti. Il Vangelo di Luca è anche chiamato il Vangelo della gioia. Nel libro degli Atti, invece, Luca delinea la figura ideale della Chiesa, perseverante nell'insegnamento degli Apostoli, nella comunione della carità, nella frazione del pane e nelle preghiere. La memoria di San Luca Evangelista è celebrata oggi, 18 ottobre, sia nella Chiesa di Oriente che in quella di Occidente. Ecco, vogliamo fare nostre le qualità di questo testimone che oggi ascolteremo proprio nella prima lettura. È stato l'unico a rimanere accanto a Paolo. La figura, ecco, di Luca come compagno ci vuole guidare in questa Eucaristia dove ci vogliamo fare compagni di Gesù, imparare da Lui, perché poi da Lui possiamo imparare la missione, andare verso il fratello. E allora, per poter fare tutto questo, chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze. Purifichiamo il nostro cuore per presentarci meno indegni al suo altare. Confesso a Dio Onnipotente, a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, che hai scelto San Luca per rivelare al mondo, con la predicazione e con gli scritti, il mistero della tua predilezione per i poveri, fa che i cristiani formino un cuor solo ed un'anima sola, e tutti i popoli vedano la tua salvezza,
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è rimasto con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade, in casa di Carpo, e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro, il fabbro, mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale, nessuno mi ha assistito. Tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. Parola di Dio. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. I tuoi santi, Signore, ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Thank you.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messa è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore delle messe, perché mandi operai nelle sue messe. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa né sacca né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entrate dite prima: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nell'esortazione apostolica dopo il sinodo, la Christus Vivit, questa bellissima lettera che Papa Francesco ha indirizzato principalmente a tutti i giovani, ma a tutto il popolo cristiano, spesso il Papa, parlando della santità, dice ai giovani che la santità è proprio questa capacità di crescita che c'è in ciascuno di noi, che ci porta ad uscire da noi stessi. Le letture di oggi, in questa festa di San Luca, ci parlano di questo invio da parte di Gesù a 72 discepoli, quindi oltre gli apostoli Gesù designò altri 72 e li manda due a due, proprio come segno di fraternità. E allora il Papa, sentite che cosa vi voglio leggere proprio dal documento, dalla sua lettera, parlando della santità, dice: ti ricordo però che non sarai santo e realizzato copiando gli altri, e nemmeno imitare i santi significa copiare il loro modo di essere e di vivere la santità. Ci sono testimonianze che sono utili per stimolarci e motivarci, ma non perché cerchiamo di copiarle, in quanto ciò potrebbe perfino allontanarci dalla via unica e specifica che il Signore ha in serbo in noi. Tu, dice il Papa, non devi copiare, ma devi scoprire chi sei e sviluppare il tuo modo personale di essere santo, indipendentemente da ciò che dicono e pensano gli altri. Diventare santo vuol dire diventare più pienamente te stesso, quello che Dio ha voluto sognare e creare, non una fotocopia. La tua vita deve essere uno stimolo profetico, che sia di ispirazione ad altri, che lasci un'impronta in questo mondo, quell'impronta unica che solo tu potrai lasciare. Invece, se copi, priverai questa terra e anche il cielo di ciò che nessun altro potrà offrire al tuo posto. E poi prosegue con delle indicazioni chiare. Per poter crescere in questa santità, dice il Papa, è necessario proprio uscire da se stessi. Il Papa parla di questa estasi. Noi a volte pensiamo che l'estasi significa avere un po' la testa fra le nuvole, avere il corpo, la mente staccati da questa terra. E invece il Vangelo di oggi, che ci parla anche della santità di Luca, infatti, che cosa dice Paolo nella prima lettura che abbiamo ascoltato? Tutti mi hanno abbandonato, solo Luca è rimasto con me.
E poi dice Paolo a un certo punto: ho sentito le fatiche apostoliche, ho sentito il peso, la fatica di annunciare il Vangelo, con tutta la passione con cui Paolo porta avanti questo compito di annunciare il Vangelo, che poi altro non è che quello di far sentire che Dio è vicino all'uomo, che il regno di Dio è vicino. Ma come si può far sentire la vicinanza di Dio se non la si sperimenta attraverso, ecco, la fraternità? Allora Paolo dice: tutti mi hanno abbandonato, solo Luca è rimasto con me. E Gesù nel Vangelo dice: andate, predicate il Vangelo, e li manda a due, come segno proprio di questa vicinanza. Vicinanza che non possiamo annunciare così, solo a parole, perché potrebbe essere anche un'esaltazione di noi stessi, ma vicinanza che possiamo annunciare solo attraverso una testimonianza di chi ci sta accanto, portando avanti il Vangelo fatto di azioni concrete. La vicinanza, la fraternità che io vivo con il fratello, la testimonio e la porto agli altri e l'annuncio agli altri. E per fare questo allora è importante ogni volta uscire da noi stessi. Questa è la vera estasi: rinunciare a noi stessi, morire un po' ogni giorno a noi stessi per vivere, ecco, la vicinanza con il fratello. Quanto è difficile, no, mettere insieme due teste, lo diciamo anche nel nostro modo di dire, mettere insieme due teste è tanto difficile, ma non è impossibile se questo lo viviamo davvero nella fede. Vedete, la messe è molta, è abbondante, ma gli operai sono pochi. Perché sono pochi gli operai? Non perché non ci siano nascite, non perché non ci siano persone, non ci siano uomini, ma perché non ci siano uomini capaci di uscire da se stessi. Allora oggi, vedete, la missione, questo brano del Vangelo che ci fa vedere la missione, no? Negli altri evangelisti, se voi ci fate caso, Gesù dà la missione di andare, di battezzare, di fare cristiani tutti gli uomini, di battezzare tutti gli uomini nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Vi ricordate? Dopo la risurrezione, Gesù dopo la risurrezione, lui istruisce i suoi apostoli quando li incontra nel cenacolo, quando entra a porte chiuse, vi ricordate, nel cenacolo. Invece in Luca la missione inizia proprio dal contesto storico, dalla vita storica di Cristo. Dopo aver chiamato a sé i dodici, Gesù ne individua altri 72 e li invia a due, li manda a due. La missione nasce proprio da questo incontro con Gesù, da questo stare con Lui, da questo, ecco, uscire da se stesso. Anche Gesù ha dovuto, ecco, uscire da se stesso. Lui è uscito dal seno del Padre, ma c'è anche un'altra uscita di Gesù, quella che lo porta ogni volta a istruire i suoi discepoli e a inviarli. Allora oggi siamo chiamati anche noi a prendere, ecco, questo compito su noi stessi. Ci sono due tipi di missione, allora. C'è una missione che ci porta ad uscire da noi stessi, dal nostro egoismo, dalla nostra chiusura, e quindi a essere, diventare discepoli di Cristo. Il vero discepolo di Cristo è colui che diventa operaio nella messe che è abbondante, ed è importante quindi fare questa uscita da noi stessi e poi ascoltare, ecco, l'invito di Gesù che ci invia ad andare verso gli altri, ma con uno stile fraterno, con uno stile davvero evangelico, possiamo dire, quello che ci porta ad avere accanto a noi sempre qualcuno con il quale confrontarci, qualcuno che possa essere la spalla, un incoraggiamento, un segno della vicinanza di Gesù. Chiediamo oggi davvero al Signore, nella festa di San Luca, di essere collaboratori di questa gioia che il Signore vuole annunziare al mondo, nonostante questa gioia possa essere, ecco, minacciata da tutte le difficoltà di cui anche Paolo oggi ci fa toccare con mano. Ecco, tutti mi hanno abbandonato, solo Luca è rimasto con me, però a un certo punto alla fine dice Paolo: ho sentito
la vicinanza del Signore. Il Signore non mi ha fatto mancare la sua vicinanza e ho potuto annunziare, ecco, il Vangelo così come mi è stato trasmesso. E oggi, in effetti, se siamo qui, è proprio grazie anche a quella fatica di Paolo. Allora prendiamo oggi in mano questo coraggio, chiediamo al Signore di essere anche noi, ecco, lasciamoci inviare anche noi da Lui, chiediamo al Signore di essere anche noi inviati in questa messe che è abbondante e che non aspetta altro che essere raccolta. E poi una preghiera particolare voglio chiedere a voi oggi, ecco, di pregare il Signore, il padrone della messe, perché ci mandi davvero operai in questa messe. Sante vocazioni, ecco, giovani, ragazzi, ragazze che possano sentire nel loro cuore lo slancio, la gioia, la passione, ma anche trovare il coraggio di dire sì, sì Signore, ecco, manda me. Lode a Cristo, vincitore della morte, che nel Vangelo ha fatto risplendere la vita e l'immortalità. A Lui la nostra preghiera. Diciamo insieme, confermaci nella Tua amicizia, Signore. Il ritratto dell'uomo giusto, propostoci dalla prima lettura, ci ha santamente stimolato alla pratica delle varie virtù. Donaci di realizzare i desideri che la Tua parola ha suscitato in noi. Per questo Ti preghiamo. Confermaci nella Tua amicizia, Signore. Accogliamo l'invito del salmista e vorremmo davvero che tutte le creature cantassero la Tua gloria e la Tua lode. Per questo Ti preghiamo. Confermaci nella Tua amicizia, Signore. Luca è stato fedele e costante nel suo rapporto con Paolo. Dona anche a noi il culto di un'amicizia solida e profonda. Per questo Ti preghiamo. Confermaci nella Tua amicizia, Signore. San Luca è l'Evangelista principe della Tua misericordia. Concedici di abbandonarti ad essa con serenità e fiducia e di guidare ad essa tutti i fratelli. Per questo Ti preghiamo. Confermaci nella Tua amicizia, Signore. Il Signore artefice della vita si ricorda dei nostri fratelli defunti e doni loro un'esistenza immortale nel Suo regno. Per questo Ti preghiamo. Confermaci nella Tua amicizia, Signore. Preghiamo per Giuseppe perché possa, ecco, ritornare nella salute del corpo ed essere riconsegnato alla gioia dei suoi genitori. Preghiamo. Salvatore Gesù, che hai fatto di San Luca l'Evangelista, che meglio ha saputo illustrare la Tua bontà verso gli erranti e i peccatori, infondi negli animi nostri sentimenti di gratitudine e di abbandono, perché possiamo riposare sicuri e sereni nell'amplesso del Tuo amore, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Signore, dimmi.
pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Concedi a noi, tuoi fedeli, Signore, di servire santamente al tuo altare, perché il sacrificio che ti offriamo nella festa di San Luca ci ottenga la guarigione dello Spirito e il dono della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, o Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo il Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sia attraverso i secoli segno visibile della tua santità, e in nome tuo trasmetta agli uomini le verità che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo nel canto la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco
e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle, morti nella speranza della resurrezione in ogni paese della terra. Ricordati i defunti delle nostre comunità di appartenenza e delle nostre famiglie che ora affidiamo alla tua clemenza. Ammettili tutti a godere la luce del tuo volto. Di noi poi abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con Maria, la Vergine, Madre di Dio e Madre nostra, con gli Apostoli, con San Luca, con tutti i Santi e Sante, con San Francesco e San Pio e Santa Chiara, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come Gesù ci ha insegnato, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Signore, sei tu il mio pastore. Preghiamo. La partecipazione al tuo sacramento, Signore, ci comunichi il tuo spirito di santità e ci rafforzi nell'adesione al Vangelo che San Luca ha trasmesso alla tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona e santa giornata a tutti e auguri a chi porta il nome di Luca. Buona giornata ancora.
l'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra, e fra gli astri